Buongiorno e ben ritrovati con i titoli di questa settimana del Grigione Italiano. L'apertura riguarda la notizia di quella che sembra a tutti gli effetti una truffa ai danni di un negoziante della Valposchiavo messa in atto da presunti arrotini. Poi abbiamo la serata molto interessante che ha avuto come protagonista Marco De Gasperi qui a Poschiavo e una notizia che riguarda Repower, ovvero l'offerta per il riacquisto parziale del prestito sospeso fino a 50 milioni di franchi. All'interno abbiamo D'Abruzio ancora un intervento sulla questione dei rifiuti che tanto sta facendo discutere qui in valle. Dalla Bregaglia abbiamo una giornata molto particolare per gli appassionati di karate, ovvero un allenamento con il campione Marco Mobilio, mentre dal Moesano, per la rubrica La Voce del San Bernardino, il ritorno di una competizione europea di motoslitta che avrà luogo a San Bernardino. Abbiamo poi la pagina della cultura con la chiusura stagionale del Museo Poschiavino e qualche anticipazione di quelli che saranno gli eventi 2018 e poi la consueta pagina sportiva con il resoconto delle partite di hockey, oltre che della prima gara della stagione degli atleti della Sportiva Palù Poschiavo. Per questa settimana è tutto, vi auguro buona lettura e arrivederci alla prossima.